Al Waldorf Astoria, i ministri degli esteri atlantici, per l'Italia il Conte Sforza, decidono la formazione di un esercito unificato contro le aggressioni. Ma la proposta Eckerson, unire a questo esercito anche forze della Germania, non ottiene la maggioranza. Sono circa le 10 di mattina quando questo furore d'aria si scatena sulla città di Osaka. La bufera giunge dalle isole di Awaji con la velocità di 180 all'ora. I meteorologi americani distinguono le varie specie di tifoni con nomi femminili. Questo si chiama Jen. Alla tempesta dell'aria si associa quella delle acque. Jen ha gareggiato in violenza col famoso Muroto, che seminò terrore e rovine nel 34. Nel comune di Amagasaki parecchi ponti sono stati divelti e scontorti. 10.000 case ridotte a mucchi di legname, 300.000 sinistrati, 1.500 tra morti e feriti. Fin dal primo mattino per le vie di Napoli si moltiplicano le statuette del patrono, San Gennaro, che in Duomo nella Cappella del Tesoro farà il miracolo del sangue. Ogni cuore porta qui la sua pena, che il santo convertirà in speranza. Dopo soli 25 minuti di preghiere e di invocazioni, Fambres non ci fa soffrire. Il sangue si è liquefatto e adesso la teca viene offerta al bacio, consacra le fronti e i petti. Le ampolle sono fissate in un anello di metallo sigillato da due cristalli. I fenomeni, che si ripetono da 17 secoli, sono due: sciogliersi della sostanza, suo aumento di peso e di volume. 20 ipotesi avanzate per una spiegazione naturale si sono dimostrate insufficienti. In quest'anno santo la notizia del prodigio è considerata buon auspicio per tutta la cattolicità e per Napoli, che si stende sotto la benedizione.